Sono ad Inverito, nel Cenacolo Sant'Antonio di Padova. Buonasera. Ciao, Rossana. Ciao, Rossana. Questo è anche il Cenacolo che frequento, che è nato nel 2014, quindi siamo insieme da 2 anni. Giuditta. Esatto, 2 anni e mezzo. Chiedo a te, abbiamo iniziato assieme, in realtà più o meno. È iniziato, anni. Esatto, nel 2014, a gennaio, quando siamo rientrati da Medjugorje. Proprio qui, in questa casa. Esatto. Questa sera vogliamo vivere il gesto del ringraziamento, per cui chiedo a te in particolare per cosa vorresti ringraziare. Ma io ringrazierei per i carcerati. Allora, noi abbiamo pregato per i carcerati della nostra comunità e il mese dopo le nostre preghiere leggo su un giornale locale, la domenica, e 2 cittadini di Inverigo sono stati scarcerati perché ritenuti innocenti. Io l'ho raccontato al Cenacolo e mi ha detto la grazia più grande di questa non poteva esserci. Benissimo, quindi ringraziamo proprio per queste grazie. E tu, Beniamino, il nostro responsabile, anche tu hai senz'altro tante cose per cui ringraziare. Sì, perché in questi 2 anni e mezzo sono successe parecchie cose. La cosa che ritengo così di esporre adesso è quella a riguardo della preghiera che ha cambiato i nostri partecipanti al Cenacolo, cioè molte persone hanno cambiato proprio il modo di vivere la preghiera stessa e sono più entusiasti della loro vita stessa. Questo effettivamente è una bella grazia, quindi sì. Abbiamo proprio grazie a livello personale, ma anche che riscontriamo dalle categorie che scegliamo. Anche io vorrei ringraziare per un episodio in particolare. E ricordo il nostro Cenacolo aveva scelto di pregare per i disoccupati delle nostre parrocchie e io avevo incontrato poco dopo una persona che mi aveva confidato di essere molto preoccupata perché ha perso il lavoro e per alcune caratteristiche personali aveva davvero poca speranza di trovarlo. Al termine del mese l'ho ritrovata e contentissima mi ha detto di aver trovato un lavoro e un lavoro sicuro, per cui anch'io ho di che ringraziare. E Piera, tu ci conosci da poco, sì, prendi il Cenacolo però da poco. Io volevo ringraziare per avermi fatto capire il metodo della preghiera e di non pregare come ho sempre fatto per me stessa e per i miei conoscenti, ma per l'apertura del cuore. Grazie. E quindi volevo ringraziare per questo. Allora ringraziamo insieme con un Padre nostro. Sì. Aspetta. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie a te. E grazie a tutti i partecipanti.